In diretta dai mercati dei capitali mondiali, ecco i titoli finanziari presentati da ALB Limited. Salve a tutti e benvenuti alle notizie finanziarie del mercoledì. Rimanete con noi per ulteriori titoli relativi al mercato. I servizi segreti statunitensi stanno reprimendo le transazioni illecite in valuta digitale, sequestrando più di 102 milioni di dollari in criptovaluta da criminali in relazione a indagini relative alle frodi. Il programma droni di Amazon non è affatto vicino al decollo, nonostante quasi un decennio di sviluppo. L'azienda ha effettuato un investimento di 2 miliardi di dollari e ha un team globale di 1000 persone in tutto il mondo che lavorano al progetto, secondo il rapporto. In una settimana, solo 30 petroliere russe, che trasportavano 21,8 milioni di barili di petrolio, sono salpate verso i porti del Mar Nero, del Mar Baltico e dell'Oceano Artico, secondo i dati. La coppia sterlina britannica, dollaro americano, ha scambiato lateralmente nell'ultima sessione. Il ROC sta dando un segnale sell. Il prezzo di euro dollaro americano è rimasto sostanzialmente invariato nell'ultima sessione. Il segnale buy dell'indicatore stocastico contraddice la nostra analisi tecnica generale. La coppia dollaro australiano-dollaro americano ha visto un piccolo aumento dello 0,1% nell'ultima sessione. Secondo lo stocastico RSI, siamo in un mercato oversold. La coppia dollaro americano-yen giapponese è salita alle stelle dell'1,2% nell'ultima sessione. Secondo l'RSI, siamo in un mercato overbought. La produzione industriale dell'Unione Economica e Monetaria sarà rilasciata alle 9. Il Westpac Leading Index dell'Australia alle 0,30. L'indice dell'industria terziaria del Giappone alle 4,30. L'indice dei prezzi di produzione della Germania sarà rilasciato alle 6. Il Beige Book della Federal Reserve degli Stati Uniti alle 18. L'MBA Mortgage Applications degli Stati Uniti alle 11. Ci auguriamo che abbiate apprezzato le prospettive di mercato del mercoledì. Ognuno di noi qui presente si auspica che il giorno di negoziazione sia per voi produttivo. Vi ricordiamo di unirvi a noi domattina per gli eventi e le notizie più recenti relativi ai mercati finanziari.